ciao Emily, Dalia, c'era ciao Emily. Emily. Ciao. 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 C'era un numero di cellulare. Ciao! Ciao! Ciao Ivan! Ho fatto ciao. Questo! Ciao! Sono... Mamma ho fatto questo! Ma tu non eri quella che non voleva partecipare? Ta-da. Sì, infatti! Monella! Monella! Uè! Uè! The Rost! Chi è che è questo 348? Chi è? Ah, no. È la Vittoria! Ciao! Ciao dov'è Diego! La ciao mamma! Eccoci! Beh, io vedo Diego però, dov'è la Vicky? Eccola! A tutti e due! Ciao Vicky! Ciao, ciao Diego! Ciao Diego! Oh, è il mio compleanno! È il tuo compleanno! Tanti auguri! Tanti auguri! Più grande la Croenda, anche il compleanno della Zoe! Ciao Vicky! Ciao Vicky! Va bene? Scusate, no, ci siamo... non ci riuscivamo a connettere. No, siamo appena entrati anche noi. Non è un problema, tranquilli. Bene. Ciao Ricky. Ciao. Allora, bimbi, facciamo una cosa. Chiudiamo l'audio, così riusciamo allora a parlare meglio. Sì. Allora, ecco, intanto... bravi. Abbiamo visto qualcuno, abbiamo visto i fiori e sono bellissimi, quelli pubblicati sul Padlet, siete stati bravissimi, sono state bravissime le vostre mamme a farlo. Poi dovete riandare sul Padlet perché abbiamo messo un'altra cosa carina da vedere, da ascoltare, da sentire, quindi andate a vedere perché è una cosa carina, un'altra sorpresa per voi. Poi volevamo vedere i vostri fiori, vediamo un po'. Dalia? Dalia? Magari se poi... Dalia non ce l'ha lì. Dalia, tu l'hai messo il fiore, fiore Dalia? Amore mio? Sì. Me lo fai vedere? L'ha messa qui sul palco. No, non ce l'abbiamo. Fa niente. Vabbè, non importa. Allora, Ivan che l'abbiamo visto sul Padlet. Ivan, okay. Vediamo. È il tuo fiore quello? Il fiore quello? No, sono i pianeti. Aspetta, dov'è il fiore? Ma che belli! Bellissimi, bravo Ivan! Sono bellissimi, Ivan! Bravissimo! Ascolta, Ivan, li devi conservare perché li dobbiamo portare a scuola quando torniamo, va bene? Sì. Ok, tienili e conservali bene. Conservateli tutti, eh. Ok? Questa è entrando qualcun altro, ma non sa chi è. Ricky, fammi vedere il tuo di fiore. Tu l'hai fatto, ce l'hai lì, l'avevi in mano. Bello, guarda che bello. Bellissimo. Cos'è, una calla rossa? Metti l'audio, Ricky, che non ecco, si sente. Scusate. È un fiore rosa. È un fiore, fiore rosa. Bellissimo. Sembra tutti di fiore. Come l'hai fatto? Con la carta. E quello giallo che cos'è? Con cosa l'hai fatto quello giallo? Quello in mezzo. Cos'è? Cos'è quello in mezzo giallo? È il miele. Ma come? Allora, sì, giusto, il miele. Ma che cos'è? Ecco che c'è anche Viola. Fiore girante. Sì, cos'è? Scusa, che non mi sono distratta. Vero, papà. Ciao Viola. Vero. Viola, aspetta che non ti sento. È un maccherone. Ah, un maccherone, basta. Ho capito, bellissimo. Che bella idea.
Bellissima. Sta arrivando anche Manuel. Manuel. Allora, Viola, bello, ce l'hai in mano? Ciao, che bello quel fiore, Viola. L'ho fatto con la carta e con un pezzo della mia sciarpa rotta. Ma è bellissimo. È bellissimo, bravissima. Bravissima. Che bello. Teneteli questi fiori, perché poi li dobbiamo mettere nelle aiuole a scuola. Dobbiamo fare qualcosa a scuola con tutti questi fiori che avete fatto, eh? Mi raccomando, conservateli ciao, bene. Manuel. Vittoria, fammi vedere. Vicky, guarda Vittoria. Vicky, il fiore tuo dove sta? Vedi che arriva. Ah, bellissimo, è rosso, sì, fatto sì, con la carta rossa. Ma questo è un altro però. Sì. Di? Questo è quello che hai messo sul padlet. Il padlet era quel disegno. Bravi. Sì, vero. Belli, bellissimi. Questi qua poi li dovete conservare, li portiamo a scuola. Manuel! Bimbi, ciao Manuel! Bimbi! Mari, aspetta un attimo, voglio dirvi una cosa. Bimbi, ascoltate, fateli mettere tutti dalle mamme, che così facciamo la gara a chi ne mette di più e noi vinciamo, eh? La nostra classe vince. Va bene? Già ne avete messi un po'. Metteteli. Se riuscite, mettetele il più potuto non posso. Adesso li vincerò. Ciao Manuel! Anche il fiore di Manuel. Ah, la nonna, guarda la nonna che se lo bacia. Poi al mio. Ciao nonna, tutto a posto. Ciao! Tutto a posto, sì, tutto a posto. Tutto anche al mio, quel fiore. Va bene, grazie. Ma che bello, Manuel, come l'hai fatto? Fatto col rotolo dalla carta. Poi questo qua cos'è? Il bastoncino di che cos'è? Del tuo piatto preferito? Qual è il? Papà, il sushi? Del? Sushi? Sì. Sì. Dov'è la mamma Elena? Eccola! Ciao. Buongiorno! Come andiamo? Buongiorno! Poi è fatta con un po' abbastanza bene! Pompon. Ah sì, poi ha voluto mettere benissimo, è bellissimo, guarda. Avete fatto delle cose bellissime, guarda. Tutti belli, uno vedete diverso che dall'altro. Sono tutti diversi. Sono bellissimi. Come siete diversi voi, sono diversi i vostri fiori. Anche i fiori sono bellissimi. Bravi, bravi. Abbiamo esatto detto bello di andare. E brave le mamme su... che pubblicano. Esatto, pubblicate che. E abbiamo detto di riandare sul Padlet perché ci sono ancora delle sorprese per voi da guardare, da ascoltare. E poi volevamo chiedervi di procurarvi dei vasetti di terracotta. Ci sono anche piccoli, non okay necessariamente enormi, però o quello che avete, va bene ugualmente. E poi vediamo se voi, a voi bimbi viene in mente cosa si può fare col vasetto di terracotta. Perché ho detto di terracotta e non di plastica? Quale sarà l'enigma? I fiori. I cosa fiori si può fare sulla cosa si può fare sul vaso di terracotta? Sul vaso proprio, eh? Sul vaso, eh? Sul vaso, pensate un po'. Mari, guarda che dobbiamo chiedere. Pensa un po', che cosa puoi fare sul vaso? Si può colorare. Bravo, si può colorare. E che cosa si può usare per colorare il vaso di terracotta? Con la pittura. Ah, oppure? Sei ingegno. Bravissimo. Oppure? Col pennarello. Oppure? Oppure? Col pennarello è un po' più difficile, però. Però si può. I gessetti. Bravissimi, bravissimi. Quindi? Ma poi non solo potete... Potete colorarli, ma anche costruire, se volete. Emily, dov'è il tuo fiorellino? L'hai fatto il fiorellino? No, amore? Ma niente. Non importa. Per la nonna. Ah, bello. Bello. Bello, bellissimo. Ma è bellissimo. È bellissimo. Come fai a vedere tu? Quello che... Allora, se quello... Ciao Ginevra! Ciao Ginevra! Allora, se quello è il tuo fiore, conservalo. Conservateli tutti i fiori, perché però sai aspetta, come puoi da portare a scuola. Però, dimmi. No, volevo dire a Emily che se quel fiore è per la nonna, va bene, l'altro è la nonna, poveretta, ma magari se ne fai uno anche per la scuola.
uguale no, tutta abbiamo... scuola, va bene? Noi abbiamo iniziato a fare un altro, però non è ancora finito. Per va questo. Bene, va bene, fa niente, va bene. Fa niente. Ginny, come fa? Ciao Ginevra, come stai? Come seria, vero? Come seria la Ginny. Un po' c'è scuro che c'ho. Sì. E sa bene però, vero? È arrabbiata? Sei arrabbiata? No, sì. È un po' timida. Ho capito. Oh, mamma mia. Ma non ci crediamo neanche un po' che tu sei timida. Fatti. Sì, l'ha fatto. Sì, sì, ne abbiamo fatti due, vero? Sì, li abbiamo due. Allora, questo che è uno. Bello. Bello. Bellissimo. Brava, Gina. Ah, le manine, sì, bello. Ma che bello questo qua. Bellissimo, siete stati bravi, bravi. Teneteli, che questi poi li dobbiamo portare a scuola, che dobbiamo fare una bellissima cosa con questi fiori. Okay. Va bene, quelli che abbiamo lì. Sì. Avete sentito tutti cosa dovete fare con i vasetti? Allora, stavo dicendo, forse la Ginevra no. Ginevra, ho chiesto di procurarsi un vasetto di terracotta per poter disegnare sopra o fare una piccola costruzione. Non è necessario un vaso grosso, anche dei vasi piccolini per costruire o decorare. Vedete voi quale dimensione più vi piace, perché poi queste cose le portiamo a scuola, eh? E le utilizzeremo da tenere a scuola, ok? Perfetto, poi pubblicate sempre sul Padlet, pubblicate il più possibile, perché e poi così... c'è una sorpresa. Sì, da andare a guardare sul Padlet, c'è un'altra cosa. Va bene? Maria, aspetta, guardiamo allora, un attimo la Emily che sta facendo vedere qualcosa, facendo, dei fiori sì. di pesco, mi sembra. Stai facendo i fiorellini? Sì. Cosa sono, dei fiorellini per fare la composizione? Sì, abbiamo cominciato, però non è ancora finita, dobbiamo finirla con un po' di piatto. Ah, va bene, va bene. Bellissimi. Sono bellissimi. Brava Emily. Sembrano i fiori bravissimi. Di pesco. Sì. Va bene. Volete raccontarci qualcosa, bimbi? C'è qualcuno che ha da dirci qualcosa amici? Di bello? Vi diremo il cerchiata, se no non ti... Di! Chi è la Viola? Viola! Dici! Io c'ho un indizio che in realtà è un adesivo. E dove per fare cosa? Un indizio che è un adesivo. Per fare cosa? Per fare una caccia al tesoro? Cilindro di una LOL. Ah, ho capito. Oh, mamma mia, la LOL. È stato il compleanno, quindi ci siamo riempiti. Ah, quindi anche il tuo compleanno. Ah, auguri! Era martedì. Auguri. Era martedì, chissà che festa, vero? Cosa sì, era per Alicia, che io ho fatto una torta piena di panna. Ma cosa ti hanno regalato? Che buono. Viola. Devi farmi sorpresa, un po' da stata sirena. La LOL, una LOL, poi li ho scartati. Ah, li hai scartati. Mamma, vogliamo un pezzo di quella torta. Ah, che buona. Bella. Bella. La spedisci? Ce la spedisci un pezzo? Gliela mandiamo. Sì. Mandi il piccione viaggiatore con la torta. Sì. Un po' di Express, un po' di Express, va bene. Ma chi l'ha fatta? Io e la mia tata. Brava, brave. Che brave che siete, bravissime. Ma la mia tata si vuole mettere in quarantena. La tata è in quarantena, ha detto. Ah sì. Oh, oggi sappiamo l'esito del voi state bene? Voi state bene? Siamo vaccinati, quindi siamo già è vero, è vero. Ma voi avete fatto tutte e due le dosi, giusto? Sì, da marzo. Infatti mi ricordavo che voi avevate già iniziato. Io ho fatto un vaccino col proprio
No, quello per l'influenza hai fatto tu, uh-huh. Sì. Quindi lei l'ha preso fuori la data? Ma non sappiamo se l'ha preso, si è messa in quarantena perché ha avuto un contatto. Ah, ho capito. No, magari no. No, no, dai, se sta bene, magari no. Anche perché poi va in quarantena Viola, se no. E poi facciamo, beh, se la tata è positiva, Viola è contatto diretto, quindi fa 10 giorni di quarantena e poi tampone. E poi fa il tampone. Com'è la situazione, mamma? Ecco, grave. Ma io che non ne parliamo, perché abbiamo richiuso le sale operatorie ordinarie. Dimmi. Ti farò vedere una cosa. Fammi vedere qualcosa, va? Abbiamo gli ospedali di nuovo pieni, purtroppo. Ecco, basta. Ma siamo nel pieno della terza... sì, perché sta variante inglese non è molto più contagiosa, quindi purtroppo si trasmette anche se porti mascherine e tutto, dovresti portare due mascherine, probabilmente quelle sono più protettive, è un po' un pasticcio. Fai vedere la Lola. Oh, vediamo. Dov'è la Lola? Bellissima. Ma è piccolina? Oh, io non la vedo, sì. Aspetta. No, sì, è piccolina. C'è i capelli rosa. È piccolina. Neri. Bellissima, guardi, beh, ma che occhi, come i tuoi, grandi grandi e neri. Sì. Sì. Ma... Che bella. Ma ci hanno pure tutte le lolle così grandi. Ah, ho capito. Ti piacciono tanto a te le lolle, a quanto perché... sembra. Perché questa ci avrebbe la... C'è? La parte rosa è metallizzata. Pure, hai visto? Dai, vediamo chi c'è. C'è qualcuno che vuole parlare? Manuelito, cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa da dire? No. Non c'è anche niente. La Vittoria che prima parlava col microfono spento. Dov'è la Vicky? Vittoria? Vittoria, cosa stai giocando? Dire? Stiamo giocando a Monopoli, ci stiamo giocando le proprietà. Ah, beh. Oh, mamma mia. Non ti indebitare, eh? Prendi Vittoria. Il gioco della Vittoria. Ce l'ha già. Ce l'ha già. Resta tutto in famiglia. Non avevo dubbi. Allora, non sento la tua voce, Vittoria. Sento la voce di Diego, ma la tua no. Cosa dici, Vittoria? Niente. Perché? Niente, non hai niente da dire. Ma prima parlavi. Prima parlava col microfono spento. Noi non abbiamo capito cosa dobbiamo fare col vasetto di terracotta. Quello che volete, nel senso, che cosa si può fare? Si può decorare. Pensateci voi, si può decorare, si può, se sono piccoli, fare delle costruzioni piccole. Qualcosa. Pensate un po', pensateci un po', non è difficile. La mamma se non la mangi... Va bene, grazie. Va bene. Saluta. Ciao. Riccardo. Ivan. Sì. Dov'è Ivan? Aspetta che non lo la vedo. La mamma ha capito Ivan. Cosa dobbiamo fare. Dobbiamo trovare dei vasetti di terracotta, quelli dei fiori. Capito? Sì. Lo sento. Hai capito Ivan? Sì. Sei con la mamma lì? No. E la mamma? Col papà? Sì. Va bene. Avete capito cosa dovete fare con i vasetti? Sì. Va bene. Ma chi c'è? Riccardo, tu hai... Riccardo, hai capito cosa devi fare con i vasetti? Sì, ci puoi cosa? Di terracotta, sì. Ci puoi disegnare sopra, sì. Puoi costruire qualcosa. Ok? Ok. Sì. Va bene. Se qualcun altro vuole raccontarci qualcosa, sennò bimbi ci salutiamo e ci vediamo giovedì con i vostri lavori e con tutto quello che ci volete...
ricordatevi sempre che la mail è sempre aperta se volete mandare qualcosa, farci vedere qualsiasi cosa. Poi, anche per dirci che fate gli anni. Poi se avete bisogno di fare un colloquio, l'ho detto anche prima agli altri genitori, ditecelo, cioè mandateci una mail che se avete bisogno ne parliamo. Troviamo il modo di fare anche il colloquio. Se ci sono poi delle difficoltà, la mail è sempre aperta, è lì, usatela e quando avete bisogno noi siamo lì. Anche per chiedere qualcosa che magari non avete capito, non vi risulta, insomma, qualsiasi cosa, c'è la mail e ci possiamo sentire tramite la mail. Quindi tu vuoi raccontarci qualcosa? Ginevra? No. Hai capito cosa devi fare col vasetto? Sei in mezzo alle farfalle. Sì. Va bene. Va bene. Dai, bimbi, allora se non avete niente da dirci, ci salutiamo. Ci salutiamo, ci vediamo giovedì. La Dalia dov'è? La Dalia, aspetta che hai in mano il fiore, guarda. Hai in mano il fiore, la Dalia, se n'è andata. È andata. È tutta presa da casa nuova. Apri il microfono, signora. Mamma, metti l'audio. Mamma Irene, metti l'audio. È successo? È andata. La Dalia è andata di là con la nonna che le sta leggendo una storia. Va bene, non importa. È già tanto che ci siamo riusciti a farci salutare. Dai. Sì, grazie. Bene, allora, ci vediamo giovedì. Un abbraccio a tutti. Grazie. A presto. Andiamo giovedì. Ci vediamo giovedì. Giovedì. Un saluto grande a tutti. Ciao Viola, ciao Emily, 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 ciao Viola, ciao Emily,